Silenzio bianco di Jack London. Proprio ieri sera, mentre stavo ascoltando stavo vedendo meglio una trasmissione televisiva, no? Veniva fuori questa domanda, no? Se Jack London aveva partecipato alla corsa all'oro. Certo che ha partecipato alla corsa all'oro, Jack London, e come no? Quindi ha raccontato poi nei suoi romanzi, Zanna Bianca, Richiamo della foresta, eccetera. Ha messo per iscritto queste avventure, queste storie, che spesso sono ambientate appunto in questi luoghi come l'Alaska, dove verso la fine dell'Ottocento si andava appunto a cercare l'oro, a cercare la fortuna, no? E poi però, insomma, ha vissuto un'esistenza piuttosto breve, Jack London, perché poi a soli 40 anni è morto. Ecco, qui abbiamo un racconto. In cui ci sono tre protagonisti, uno è Mason. Loro stanno andando, appunto, stanno facendo un viaggio attraverso l'Alaska, quindi la terra artica. Stanno percorrendo un lungo tragitto sulle piste nevose dell'Alaska. Viaggiano da giorni su slitte trainate da cani, sono quasi sforniti di provviste. Quindi è una situazione, una condizione difficile. A un certo punto succede qualcosa a Mason, mentre si sta lì, che ne so, per legarsi i lacci delle scarpe, succede che un albero gli crolla sulla testa, quasi l'ammazza, lo lascia lì quasi agonizzante. A questo punto cosa succede? Succede che gli altri due, che sono la moglie Ruth, l'indiana, no? E l'altro uomo che si trova insieme con loro, che è come si chiama? Ah, Melmoth Kid. Si rendono conto che, perché lo dice lui anche a un certo punto, che devono lasciarlo lì, che non possono continuare, non hanno provviste. Quindi ormai lui sta morendo, è agonizzante, non servirebbe a nulla portarlo con loro. E quindi alla fine lo lasceranno lì a morire in mezzo ai ghiacci, in agonia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.